Anacleto Sagripanti, ha iniziato anche questo MICAM, come sta andando? I primi giorni, le prime avvisaglie sono buone, in quanto abbiamo avuto un'ottima partecipazione, un ottimo flusso ieri. Notiamo un leggero calo da mercati in crisi come l'Italia e la Russia, soprattutto la Russia che ci preoccupa, in quanto l'Italia poi normalmente le aziende le visitano con i rappresentanti o i clienti vanno in showroom, la Russia tra qui e l'Obuv le aziende dovrebbero prendere gli ordini, quindi ci preoccupa un po' quella situazione. Per il resto è un MICAM comunque fortemente in salute, in crescita su certi mercati come Nord America, come Emirati Arabi, come Estremo Oriente, quindi si conferma la fiera più importante del mondo di calzatura. Oltre la data, che sembra ci stia premiando, in quanto i clienti buyer, soprattutto europei, trovano giustissima la data per piazzare gli ordini, abbiamo un po' rivisto la veste grafica, abbiamo rivisto un po' l'organizzazione del MICAM, cercando di agevolare il più possibile la visita dei buyer per i padiglioni, spingendoli a fare, visto che hanno sempre meno tempo, fare più aziende. E poi un tocco grafico di glamour che non guasta, come il The MICAM Square, dove noi abbiamo l'ambizione di creare una piazza, un centro in cui chi si vuole occupare, chi vuole avere informazioni sul mondo della calzatura deve passare per forza da quelle parti. Ecco, ultimamente c'è stata una riorganizzazione interna ad Asso Calzaturifici, cosa avete previsto per il dopo Aromatici, c'è qualche novità? Ma per il momento Gianna Girotti, direttore pro tempore, sta svolgendo il ruolo egregiamente. Devo dire che la squadra creata da Fabio in Asso Calzaturifici e per il The MICAM sta rispondendo in maniera ottima. Contiamo comunque entro ottobre di chiudere la questione direttore e annunciare il nuovo direttore. Quanto alle edizioni all'estero, che cosa ci può dire di MICAM Shanghai e anche della novità in America? Noi di MICAM Shanghai sta andando alla grande, tra l'altro la prossima settimana saremo a Shanghai per la conferenza stampa insieme ad EMI, in quanto a marzo avremo anche EMI insieme a noi e grazie al contributo dell'ICE, di MICAM Shanghai diventerà l'unica piattaforma del sistema moda Italia in Cina per calzatura, abbigliamento, pelletteria e quant'altro, quindi è l'unica fiera a capitale straniero. Siamo un po' preoccupati per l'Obuv, che è una fiera per noi molto importante, abbiamo un calo di espositori e speriamo che i visitatori tornino lì all'Obuv, magari compensino quello che non faranno che al MICAM. Stiamo lavorando su New York, sugli Stati Uniti, è un progetto molto ambizioso, in quanto gli Stati Uniti sono un mercato maturo, New York logisticamente ha delle difficoltà, i costi sono alti, quindi ci stiamo lavorando con Fiera Milano, però siamo molto attenti in questo momento qui a non lanciare iniziative che costino poi sia all'azienda che a noi come associazione, quindi non so se il MICAM New York vedrà la luce nel 2015.